Allora, il programma è molto articolato perché prevede, oltre all'incontro con Stefania Auci, che verrà tenuto qui fino alle 19.30, tutta una serie di iniziative che sono state realizzate all'interno della scuola, momenti di lettura di classici, momenti di conferenze tenute da professori universitari, quindi un programma molto ricco che è condito anche da altre iniziative che sono state predisposte dai docenti della scuola, che hanno pensato pure ad un buffet ispirato all'antica Grecia e a Roma. Poi prevederà dei momenti conviviali e la conclusione a mezzanotte con la lettura di un brano che è uguale per tutti i 434 licei classici. Ecco, questa non è la prima edizione. Quali sono stati i risultati delle passate edizioni e qual è il risultato atteso pure da questa? Allora, e qual è stato il valore aggiunto di questi eventi? Si cominciò timidamente con 100 licei classici il primo anno, poi il numero è andato sempre crescendo e naturalmente ogni scuola intorno a questo evento ha creato un cartellone di altre iniziative che hanno contribuito, secondo me, a promuovere la cultura del classico, perché una scuola deve uscire dal proprio isolamento, dal monadismo, non deve essere un chiusa, come si diceva Leibniz, senza porte e senza finestre, ma deve essere aperta al territorio. Quali sono le occasioni per aprirsi al territorio, se non come quella di questa notte, che riprendendo le notti bianche, le notti dell'arte, notti di vario genere, finalmente fa una notte dedicata veramente alla cultura. Allora, intanto buonasera, grazie a voi per avermi aspettato e per avermi intervistato. Quello che posso dirvi è che probabilmente il libro ha incontrato il piacere e tanti aspetti di ricerca da parte dei lettori, perché molti lettori mi hanno detto molte cose differenti, quindi ha toccato magari delle corde differenti per ciascuno di coloro i quali lo ha letto. Ecco. Quale messaggio ha voluto lasciare ai suoi lettori? Ma in realtà nessun messaggio in particolare, probabilmente se proprio di messaggio dobbiamo parlare è che bisogna avere tenacia e determinazione per poter ottenere quelli che sono la propria volontà e i propri desideri, ecco. Dopo le numerose ristampe e la promessa di un volume conclusivo è stata annunciata una serie TV, conferma? No, confermo, i diritti sono stati opzionati, ci sono un team di professionisti che sono all'opera per quanto riguarda la sceneggiatura. Stiamo qui ad aspettare e vi confermo anche il secondo volume, sì. Come per Paolo, pure lei avrà una sua bagnara, un suo punto di partenza nella sua carriera di scrittrice, sa identificarlo? Ma in realtà ci sono molti punti di riferimento per me, sicuramente Trapani, che è la mia città di origine, è un aspetto fondamentale. E poi ci sono comunque tutte le città in cui ho vissuto a Firenze, ho vissuto per un lunghissimo periodo, vivo tuttora a Palermo, quindi tanti luoghi che hanno lasciato in me determinati tipi di disegni e di importanza. L'ultima domanda, raccontare una Sicilia ancora poco conosciuta al grande pubblico, era uno dei suoi obiettivi? Il mio obiettivo era quello di raccontare una storia poco conosciuta, al di là del raccontare la Sicilia o i singoli personaggi. C'era la volontà di portare alla luce un pezzo di storia che spesso era misconosciuto, che spesso non era in realtà neanche particolarmente amato e capito. C'è il mito dei Florio, c'è il mito della targa Florio, c'è il mito della collana di perle, ma come si è arrivati a tutto questo è raccontato nei leoni. Secondo lei quali sono i leoni di Sicilia oggi? Oggi in Sicilia io non vedo leoni e questa è la cosa che un po' mi preoccupa. Che messaggio vuole dare a questi ragazzi nella giornata dei licei classici? Che bisogna stare a testa bassa a studiare, non ci sono tanti santi ragazzi, bisogna studiare e impegnarsi.